Questo? Io sono il detective Celik. Venga nel mio ufficio. Senza offesa, comandante, ma cosa diavolo ti è saltato in mente? Cosa? Vada come parli. Cosa? Come dici? Per poco non hai fatto saltare la copertura di Jenna. Eravamo lì per aiutarla. Ho capito. So che può sembrare cinico lasciarle correre questo rischio tutta da sola, ma la teniamo sempre d'occhio. Ne vale la pena? Questo l'ho capito, ma andatela via. Ne vale la Siete pena? disposti a rischiare la sua vita per ottenere quelle informazioni? Questo lavoro non è facile e spesso neanche piacevole. Dobbiamo ricorrere a qualsiasi mezzo. Ma visto che ci tieni tanto alla sua sicurezza, potrei proporti un piccolo scambio di favori. Fa Pensi sempre ai tuoi interessi, detective? Infatti. parte del mio lavoro. Allora, mi aiuterete oppure no? Ok, cosa ti Ti aiuterò. serve? Spiegami di cosa si tratta. Sto cercando di rintracciare un fabbricante di armi illegali. Mi servirebbero solo dei campioni della sua merce. Grazie alle informazioni di Jenna, ho scoperto che qui sulla cittadella c'è un contrabbandiere. Ok. Incontra il nostro uomo, Jax. Prendi i suoi mod e riportameli qui. Non avrò bisogno di altro per il mio caso. Indaga. Perché sono illegali, gli parlerò. Perché questi mod vi interessano così tanto? Le nostre armi sono tra le più sofisticate della galassia. Questo ci dà un notevole margine di vantaggio. Perdere questa superiorità tecnologica avrebbe conseguenze catastrofiche. Con quei mod illegali, i criminali godono di un vantaggio che non possiamo permettergli di conservare. Ah, ok, parlo con questo Jax. Convincerò Jax a dirmi da dove provengono quei mod. No, così Jax capirebbe che lo teniamo d'occhio da tempo e addio retata. Allora devo comprarli. Vabbè. Dove posso trovare questo Jax? Jax si trova al livello inferiore dei mercati. Farò sapere ai nostri contatti che tu sei un suo cliente. Buona fortuna, comandante. Ok, e anche lui è fatto. Poi. Andiamo ancora più giù, contro il traffico, vediamo cosa c'è anche giù di qua. Ci siamo ancora andati. Però così ho visto tutto quello che c'era qua e siamo a posto. Intanto qua posso guardare. Codex e via. E qua? Si può scendere? Cosa si fa qua? Qua non c'è niente. Ok, guarda quanti codex che sto facendo. Ok, allora niente, non possiamo fare nient'altro qua. Nel diario c'era anche la cosa che dovevamo andare lì, giusto? Missione principale. Ok. Comunque qua c'è marciume in sto posto, eh. La cittadella, porco Giuda. Allora. Dobbiamo andare. Aspetta un po', fammi un po' vedere dove dobbiamo andare. No, l'ideale è prendere intanto esatto questo. E andare. Località degli agglomerati. Mercati. Ok. Allora. Expat. Volus. Dove sarebbe? Ma scusa, non mi hai detto che devi andare ai mercati? Commerciante Volus. Non c'è posto migliore per comprare potenziamenti, almeno in questo agglomerato. Expat. Ah, ho sbagliato io, volete dire? Mi ricordavo che fosse qua. Aspettate. Località del Presidium, andiamo allora al quartiere finanziario. Sono lì. Vediamo. Allora. Qua c'è sempre quello lì. Io andrei un secondo però a risolvere anche quella scaramuccia lì. Perché non riesco a trovare dove cazzo vado a comprare il tutto. Quindi. L'unica è. Non so. Vediamo un po'. L'agente dell'SSC è stato calmato. Stai avviando la legge? No. Continuerò a occuparmene. Il sottoscritto. Hai fatto qualche progresso con l'ANAR? Peppa, l'ANAR lascia in pace l'ANAR. Non ancora. Stai calpestando la libertà di culto di quell'ANAR, devi smetterla.
Sapevo che gli umani non avrebbero mai rispettato le leggi della cittadella. Perché i molluschi dovrebbero ricevere un trattamento speciale? Tutte le altre specie capiscono le leggi e le rispettano. Se acquistassi io il permesso evangelico... Sì, basta non sconfinare dalle zone approvate una volta ottenuto il permesso. Se acquistassi io il permesso... Sì, basta non... Sì, se mi spieghi però dove acquistarlo, no, però. Cioè, se io non so dove acquistarlo, non posso acquistarlo. Dove cazzo si acquista sta affare? Allora, aspettate un secondo. Che casino. Ci sono un casino di missioni secondarie. Adesso devo... Ah, questo ok. L'ammiratore ok. Sana trasmissione ok. Profeta di Presidium. L'anno dovrebbe possedere un permesso evangelico, ma niente, si è rifiutato di acquistarlo. Ok, acquisto stile. Elena Blake, membro di spicco di organizzazione criminale, ti ha chiesto di eliminare due bo... Ok, quelli dopo. Gli onoliti... notiziari riferiscono che si sono persi i contatti con la scuola di prestudente della Masso Hades Gamma. Questo qui dopo. Le biotici estremiste hanno rapito il presidente adesso dopo. Carico di armi. Allora, c'è che vuole che Jenna resti al suo posto, ma ha suggerito una soluzione che potrebbe consentire di andarsene. Sì, però non... Ha incontrato uno scienziato a volo, secondo me Jaled, non vuole uscire dagli uffici SSC perché è convinto che la vita sia in pericolo. Afferma che il suo collega, un salario di nome Choban, sta cercando di ucciderlo, ma i dettagli sono piuttosto vaghi. Ok. Allora... Fai località del Presidium... No, sono anch'io. Niente, non far niente. Andiamo giù di qua. Però aspetta, gli agglomerati ci sono già tecnicamente. Dove cazzo non la vado? Allora, SSC, Flux, Clinica, indietro, mercati. Antro di Ciora. Andiamo alla clinica un attimo. Vediamo se magari andando alla clinica riusciamo a fare qualcosa. Quindi io mi cerco le cose, o ciccia. Allora, non c'è niente. Qua alla clinica c'è sempre la tipa, no? Sì. Quei rifornimenti servono alla mia clinica. Non posso. Invece poi è come, altrimenti il tuo segreto diventerà di dominio pubblico. Non deludermi, dottoressa. Attenzione. Oh, comandante Shepard, non l'avevo vista entrare. Cosa sta succedendo? Di nuovo dei guai? Serve aiuto? Ogni volta che vengo qui trovo qualcuno che la sta minacciando. Chi era quello? E infatti. Una mia vecchia conoscenza. Niente di importante. Va bene, continui, sentiamo un po'. Mi basta sapere cosa sta succedendo. Il mio precedente datore di lavoro mi ha licenziata per aver regalato dell'equipaggiamento a delle cliniche come questa. Ma non mi hanno mai denunciata. Volevano solo che me ne andassi senza sollevare polveroni. Ma qualcuno deve averlo scoperto. E ora mi stanno ricattando. Ah. Devo dargli quello che vogliono. Se la direzione scoprisse questo mio segreto, perderei di sicuro la licenza. Faranno chiudere la mia clinica. Non è un problema, posso aiutarla. Forse posso aiutarla a uscire da questa situazione. Mi dica cosa vogliono da lei. Devo consegnare parte del mio equipaggiamento medico a un commerciante dei mercati. Oggi stesso. Farò io la consegna, non è un problema, lo aiuterò io. Mi dica come si chiama il suo contatto. Parlerò io con lui. Davvero? Ma se qualcosa va storto, riveleranno il mio segreto. Agirò con molta prudenza, li sistemerò per bene, si fidi di me. Agirò con molta prudenza. In modo che non lo racconti a nessuno. Mi è stato detto di parlare con un commerciante di nome Morlan, giù ai mercati. Ok. Apprezzo molto il suo aiuto, comandante. Grazie. Domande personali. Lei è un medico. Ero venuta qui. Sì, me l'aveva già detto. Ho scelto di seguire le sue orme, ma non nell'esercito. Ora devo andare. Arrivederci, comandante. Ok. È stato un piacere. Altra missione. Sì, è pieno di missioni comunque qua. Cioè, veramente, non facciamo in tempo a parlare con uno che c'è già un'altra missione. Pazzesco. Comunque ci sta, tutte queste missioni, tutte assieme mi piace, perché almeno così non stai mai fermo. Hai sempre mille cose da fare, mille cose da vedere, è figo, figa come cosa. Qua?
Ah, di qua dov'è che si andava? Non so più dove cazzo la sto andando, vabbè. Andiamo ai mercati, andiamo allora, direi. Qui siamo a posto. Qua non c'è niente, perché c'è sto buco così? Boh. Allora, vai. Ah, ok, di qua si va. Ok, lì che non devo andarci adesso. Altrimenti andiamo qui. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Ciao, Bran. Fermi dove siete. Lanciatemi i dati e poi andatevene. Dati, chi sei? Arrenditi. Chi sei? Che cosa vuoi? Sai benissimo chi sono. Stai solo temporeggiando. Te lo dirò per l'ultima volta. Consegnami i dati, così tu e Jalid potrete continuare a vivere. Parliamo, non ce li ho, dovrei passare sul mio cadavere. Parliamone. Stiamo un po' tranquilli e parliamone. Bene, come vuoi. Ragazzi... Siete in tre. Aspetta, mi arrendo, ti prego, non uccidermi. Convincimi, perché no? Che peccato. Cosa hanno quei dati di tanto importante? Perché li vuoi a tutti i costi? Pensavo lo sapeste. Aveva detto che li avreste consegnati voi. L'aveva detto lui? Lui lo sapeva? E cosa avrei dovuto consegnare esattamente? I dati iniziali, ottenuti scansionando i custodi. Sai, abbiamo rubato qualche progetto dal nostro laboratorio per costruire gli scanner. In teoria avremmo dovuto collaborare. Io tenevo i dati e lui li analizzava. E allora non credevo di capire, tutto qui? E allora? E cosa ci sarebbe di tanto speciale? Analizzare i custodi è quasi impossibile. Non si può né catturarli né prelevarne dei campioni, altrimenti si autodistruggono. Dopo secoli che siamo qui non sappiamo ancora niente su di loro. Ok. Non capisci? Siamo stati i primi a scansionarli, i primi in assoluto. E Jalid ci deve essere dell'altro. Perché vuoi uccidere il tuo collega? Non voglio ucciderlo. Jalid aveva il compito di diffondere le nostre scoperte iniziali. E invece ha deciso di tenere i dati per sé. Forse per venderli, chi lo sa. Cosa? Capisco, sospiro. Siete due idioti. Dovrei uccidervi entrambi. Avevamo perso la testa, lo so. Ma non potevamo lasciarci sfuggire un'occasione del genere. Ma ora non ha più importanza. Voglio solo vivere. Non importa se non potrò più rivedere quei dati. Vattene da qui, bene, vai. Non vai da nessuna parte. Vattene da qui. Se ti becco di nuovo da queste parti, sarò l'ultima cosa che vedrai in vita tua. D'accordo. Non ci vedremo più. Ok. E adesso cosa facciamo con Jalid? Dobbiamo parlargli, lasciamolo perdere per ora. Dobbiamo parlargli, lo ammazzo. Andiamo a scambiare due chiacchiere con il nostro amico. Ok. E questo è anche fatto. Poi, Jax. Fermo, non fare un altro passo, soldato. Hai i miei crediti. Ovviamente, forse, certo. Tu hai i mod? Mostragli la roba. Sembra tutto a posto. Certamente, questi sono i migliori mod sul mercato. Ora scanciate i crediti. Certo. Prendi. Ecco a te. Contento? Andiamo, ragazzi. Qui abbiamo finito. Ok. E questa missione l'abbiamo fatta. Poi, c'è ancora qualcuno con cui dobbiamo parlare? Andiamo un po' a vedere. Morlan. Salve, benvenuto al celebre negozio di Morlan. Cerchi articoli di ottima qualità, vero? Dottoressa Michaud. Stavi aspettando una consegna di equipaggiamento medico. Ma mi è stato detto che l'avrebbe effettuata la dottoressa. C'è stato un cambiamento di programma, Morlan. Un cambiamento? Ma la dottoressa... Ma questo non è giusto. Umano. Taci, Morlan. L'avevo detto a Baines che avresti incasinato tutto. Cosa diavolo sta succedendo qui? Chi sei? Un amico della dottoressa Michael. La storia è finita e il tuo pecero incubo. Lascia in pace la dottoressa. O te la vedrai con me. Possiamo mettere fine a questa storia, basta che mi porti quei rifornimenti.
altrimenti racconterò in giro il piccolo segreto della dottoressa. Risolviamo questo problema, niente da fare, ti ucciderò. Se il suo segreto verrà a galla, tu collerai a picco. Ehi, aspetta, io sono solo una pedina. Non mi aspettavo certo che finisse così. Grazie, umano. Finalmente qualcuno gli darà una bella lezione. Chi è Baines? Cosa sai dirmi su Baines? Non l'ho mai incontrato, umano. Ho solo lavorato con il tizio che aveva parlato con la dottoressa. Abbiamo dei fornimenti. Fammi vedere cos'è. Oh, penso che ne sarai soddisfatto. Ho davvero dell'ottima merce, vedrai. Vai, vediamo. Se qua ci sono questi due che non c'è ancora abbastanza punti, vabbè. Rinnegato più 9. Siamo comunque sempre rinnegato. Siamo sempre più rinnegati, vabbè. C'è altro che dobbiamo fare qua prima che ce ne andiamo via, perché... Allora, andai intanto prima della dottoressa. Quindi andiamo prima alla clinica. Vai, allora, località degli agglomerati. Clinica. Così adesso dovrebbe essere a posto. Spero. È solo una pedina. Poi andiamo all'SSC, che diciamo che abbiamo fatto, abbiamo i mod quelli che dovevano darci. Lo volevo sinceramente arrestare, però il tipo ha detto di non farlo. Facciamo come dice il tipo. Vediamo. Comandante, allora com'è andata? Tutto come previsto, l'ho spaventato. Ora non la ricatterà più. Davvero? Che sollievo, comandante, grazie. Non posso pagarla per il suo aiuto, ma le farò uno sconto su tutto ciò che acquisterà qui. Va bene. Il tizio ha detto che lavorava per un certo Baines. Questo nome le dice niente? Baines? Che si riferisse a Armistan Baines? Abbiamo lavorato insieme molto tempo fa. Chi è? Cosa mi sa dire su di lui? Da quel che ne so, l'esercito dell'Alleanza lo aveva assunto per un progetto di ricerca nella fascia. Il capitano lo conosca? Ne parleremo con lui. Ottima idea. Ne parleremo al più presto con il capitano. Vorrei tanto poterle dire di più. Posso fare qualcos'altro per lei, comandante? Usiamo i fornimenti. Certamente. Vediamo un secondo se... questo qui converrebbe prenderlo. Però, vabbè. Tanto qua continuiamo a fare exp, che mi piace tanto fare exp. Allora, andiamo all'SSC adesso, quindi. Locata del Presidium. No, aspetta. SSC. Oh, Accademia SSC, perfetto. Andiamo a consegnare gli oggetti che ci hanno chiesto. No, altra parte. E ho sbagliato. Di là. Guarda di quante missioni. Ah sì, perché c'è anche l'altro tipo, non ci pensavo. Allora, prima andiamo da questo qua. Che andiamo a dare i mod modificati. Comandante, ho sentito che hai qualcosa per me. Mi stai spiando? Certo. Ecco la tua roba, Cellic. Eccellente, proprio quello che mi serviva. Forse anche di più. Ecco, comandante, prendi. A me non serve più. E del resto ti sei meritato una ricompensa. Per quanto riguarda Jenna, farò in modo che venga subito mandata via dall'antro di Cora. Perfetto. Ora devo consegnare questi mod a chi di dovere. Grazie ancora, Shepard. Esemplare più 8, inventario... Ah, esemplare più 8 stavolta ci ha dato. Quindi stavolta siamo andati meglio. Bene, bene. Ottimo, adesso andiamo dal tipo qua. Salve. Allora, ha trovato Corban? Sì. Mi hai raccontato un mucchio di balle, Jalid. Cosa? Perché avrei dovuto mentirle? I dati sui custodi, non ti dice niente? Ve ne ha parlato lui? Posso spiegarvi tutto? Certo.
Temevo che Corban mi avrebbe ucciso per ottenere quei dati, quindi volevo... Beh, speravo che vi sareste occupati di lui. Ti consegno la giustizia, ora se ne guai, razza di idiota. Questa storia deve finire qui, riferirò tutto a chi di dovere. Ma non posso. Cosa succederà ai dati se sparisco dalla circolazione? Chi continuerà le ricerche? È un vero peccato, ma dovevi pensare prima alle conseguenze delle tue azioni. Eh già. Ma questi dati potrebbero aiutarci a rivelare tutti i segreti dei custodi. E anche quelli della cittadella stessa. Continua. Di questi dati. Sono ancora a uno stadio preliminare, ma le nostre analisi iniziali indicano che i custodi sono antichi quanto la cittadella. Potremmo scoprire come è stata costruita la cittadella, o perché i custodi ne cambiano sempre la struttura, e molto altro ancora. Fallo legalmente, restituiscili, che peccato. Le tue azioni devono essere punite. No, la prego, farò qualsiasi cosa, ho molti crediti. Se mi lascia andare, sono disposto a darglieli, tutti quanti. Cosa succede qui? Questo Volus le sta creando problemi, comandante? Sì, nessun problema. Indubbiamente. Ha confessato di aver rubato sul luogo di lavoro. Davvero? Allora devo chiederti di seguirmi. Ma... Ora ce ne occupiamo noi, comandante. Grazie per l'aiuto. Ma i dati! Non sa cosa ha appena fatto. Sì. Vallo a dire al tuo avvocato. Ok. Altra missione completata. Fatemi un po' vedere. Diario. Allora, sistema affarinata. Ok, dovremmo andare a dire alla tipa. Aspettate, cerchiamo un secondo quella della tipa. Perché aspetta. Ok. Questi qua sono tutti a posto. Manca solamente questo qua del... Dove trovare il permesso evangelico? Devo capire dove trovarlo. Ok. Allora. Sotto un secondo a guardare. Qua mi dice praticamente che... Devo tornare semplicemente da loro e fare una decisione. Potrei comprare anche quell'oggetto, ma non c'è scritto dove. C'è scritto semplicemente che lo potrei fare. Accesso agli agglomerati. Vediamo se per caso riusciamo a fare qualcosa. Allora, aspettate. Non è qua tanto il tipo. Oh. Facciamo anche questa missione. Allora... Hai fatto qualche progresso con l'ANAR? No, ancora no. Lascia in pace l'ANAR. Fai parlare l'ANAR. Se dovresti permettere all'ANAR di predicare... Il presidio... Perché i molluschi dovrebbero ricevere un trattamento speciale? Facendo pericoloso. Le specie capiscono... Tornerò. Non mi interessa. Ah, forse neanche con lui riesco. L'SSC è stato calmato. Pensi davvero di rappresentare gli Illuminati in questo modo? Vediamo. La verità degli Illuminati deve essere diffusa. Essi hanno donato la parola agli Anar e hanno dotato l'universo dei portali galattici. Il sottoscritto vuole solo diffondere la verità a tutti coloro che vogliono ascoltarla. Non vi è alcun intento di causare problemi. Posso acquistare il permesso? Che ne dici se acquistassi il permesso evangelico per te? Le finanze sono solo una limitazione parziale. Il sottoscritto non... Comunque, il sottoscritto non dispone... dei 150 crediti necessari per acquistare il permesso. Adesso sì, arrivederci, un altro avido. 150 crediti? Questo dovrebbe bastarti. È un gesto ampiamente apprezzato. Non fate parte degli Anar, ma desiderate aiutare la diffusione della verità degli Illuminati. Il sottoscritto non vuole causare ulteriori problemi alla gente dell'SSC. Ne ringrazia. Bene. Meno 50. Vabbè, perlomeno una missione l'abbiamo fatta, giusto? C'è scritto che non avremmo preso niente, a meno che non facciamo determinate cose. Ok, visto che le altre missioni sono tutte da fare in giro, io tornerei volentieri
dal buon... Aspetta, qua perché c'è ancora la missione? Vedo che l'ANAR se n'è andato, grazie. Nessun problema, non c'è di che, devo farlo. Nessun problema. Felice di averti aiutato. Ecco, per la tua preziosa assistenza. Ora scusami, dovrei fare rapporto ai miei superiori. Più 21 di esperienza. Dicevo, torniamo all'ambasciata. Andiamo a vedere un secondo a parlare con il capitano. Sì. Le ambasciate. Ok, perché poi il resto l'abbiamo fatto. Dobbiamo iniziare a partire con la nostra nave, sicuramente. Eccoci. Ok. Siamo arrivati. Torno dove tutto è iniziato. Vediamo se qua c'è qualcuno. Non c'è nessuno. Perfetto. Porco due. E adesso dove cazzo la vado? Ah, sbaglio il tasto. H. Dove caspita è il capitano? Allora. Incaricati di intracciare il Turian traditore. Ok. Più recenti o meno recenti? Ho capito, ma dove caspita dovrei andare adesso? Qua ci sono i miei amici. Niente. E forse devo tornare alla cittadella? Boh. Cosa ha fatto quella lì? Avete visto anche voi? Che cazzo aveva fatto? E boh, non so veramente dove caspita andare adesso. Può darsi che ci sia una terza località che non abbiamo visto. Giù di qua che cazzo roba c'è? Vediamo un attimo. Quartiere finanziario. Eh no, l'abbiamo già fatta. Qua l'abbiamo già visto. Il quartiere finanziario. Ok. Sì, ho capito. Andiamo... Torre della cittadella. E non so dove altro andare. Allora, vediamo un po'. E che qua... Boh, non so dove cazzo allora. Qua cado, mi frantumo male le gambe e via, basta. La tipa sta di nuovo impazzendo, no? Ok. Perché questo che mi è senza disattivato? Sta dormendo, lol. Può essere. Ma fosse in te non crederei a tutto quello che... Aspetta, c'è qualcuno là con cui posso parlare? Sono in pausa. Parla con qualcun altro se ti serve qualcosa. Ho già molto a cui pensare. Qualche problema? Se posso aiutarti. Forse sì, in effetti. Sei un soldato, vero? Vai mai nella fascia? Anche troppo, certo, comandante Shepard. Non sono un semplice soldato, sono uno spettro. Uno spettro? Avevo sentito che volevano accettare anche gli umani. Era ora. Ciò significa che puoi andare dove ti pare, vero? Anche nella fascia. Mio fratello è il capitano di una nave chiamata Majesty. Qualche giorno fa è scomparso mentre attraversava la fascia. Proprio svanito nel nulla. In questi casi le spiegazioni possono essere solo due. Un grave guasto meccanico o un attacco nemico. Un attacco? Hai idea di chi potrebbe averli attaccati? Predoni, schiavisti, mercenari in cerca di bersagli facili. Nella fascia vive la peggiore feccia della galassia. Non abbandonerò mio fratello, non ancora. Ho le coordinate dell'ultima trasmissione proveniente dalla sua nave. Nave del fratello. Di nave comandata. Non farti ingannare dal nome. La Majesty è solo una piccola nave da carico, con un equipaggio scarno. Ma lui l'ha sempre tenuta bene. Dubito che si sia verificato un guasto meccanico. Ma non hanno armi o scudi veri e propri.
In caso di attacco, la Majesty non avrebbe scampo. Ok. Autorità? C'è qualcun altro che sta indagando su questa sparizione? Mio fratello è solo un piccolo mercante indipendente. Nella fascia la scomparsa di navi come la sua è all'ordine del giorno. Ricompensa? Mi darai in cambio? Non posso pagarti. Se avessi soldi, di sicuro avrei già ingaggiato una squadra di soccorso per rintracciarlo. Sai, forse potresti farlo come favore personale. Noi umani dovremmo sempre aiutarci a vicenda. Lo farò. Se tuo fratello è ancora vivo, lo troverò. Dammi le coordinate. Le invierò subito alla tua nave. Avvisami quando lo trovi. Avvisami quando trovi la mia nave. Esemplare più due. Riuscissi a trovare la mia nave, sarebbe bello. Tu avvisami quando trovi la mia nave e ti avviso quando trovo il tuo fratello. Che figata comunque, sta cosa del... Sta fontana è bellissima.